laboratorio permanente della cultura per preparare gli stati generali in programma all'inizio di ottobre. Lo ha proposto Nicola Zingaretti partendo dai tagli operati dal governo al Fondo Unico dello Spettacolo. All'invito hanno risposto artisti come Massimo Ghini, associazioni come ANCA, APTI, Articolo 21, 100 autori, solo per citarne alcune. Il noto regista Citto Maselli ha definito la proposta straordinaria. Zingaretti ci ha fatto delle proposte che sono straordinarie, cioè di creare con la provincia, di creare una base che sia una base laboratoriale, cioè di seminariale e laboratoriale per tutti quelli che sono gli immensi problemi che abbiamo di fronte. Per Stefano Rulli, presidente di 100 autori, la proposta permetterà di guardare al problema nel suo complesso. Stati generali della cultura per cambiare e quindi uscire da una fase difensiva come quella attuale a cui siamo stati costretti da questo governo per essere noi a proporre un nuovo modello e un nuovo modo di fare cultura.